Corinzi, capitolo 15, dal verso 1 all'11, leggiamo dove dice: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Quindi sta dicendo: il Vangelo che vi ho dato, no? È l'unica base della vostra fede, di quello in cui avete creduto, quello in cui continuate a camminare come cristiani, no? Ed è quello che avete bisogno, in cui credere, perché se no avete creduto in maniera invana, se no state venendo in chiesa per niente, se no vi chiamate cristiani per niente, se no è tutto una bufala, no? A meno che, no, non crediate in questo. E nel verso 3 ce lo dice, ci dice: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E quindi dice: il Vangelo è quello, la morte, il seppellimento, il fatto che Gesù è stato risuscitato, è tornato in vita. Quello è il Vangelo completo. E quindi c'è questo fatto che Gesù è risuscitato. E poi dice qualcosa appunto di straordinario dal verso 5, che apparve a Cefa, Cefa che sarebbe Pietro, no? Poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. Alcuni dicono che, no, il discorso della risurrezione di Gesù erano delle allucinazioni. 500 persone in una volta che hanno la stessa allucinazione, no? Non è, no, una cosa tanto facile da credere. E dice, no, 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita. Quindi se vi stessi raccontando delle frottole potete andare a chiederlo a loro, che ci sono ancora in vita. Non sta scrivendo, capito, 300 anni dopo, che dice: posso scrivere quello che vuole, tanto chi può dirmi di no? Lì c'erano persone che potevano andare da Paolo con questa lettera e dirgli: ma che cosa stai scrivendo? No, io, no, non l'ho visto Gesù. E invece lui poteva scrivere queste cose perché poteva dire: potete ancora oggi andare dai testimoni oculari a chiedere: ma veramente quello che dice Paolo è vero? Tu l'hai visto Gesù? E quelli ti possono dire: sì, io l'ho visto, ci ho parlato e ci ho mangiato insieme con lui dopo la sua morte e la sua risurrezione. Quindi Pietro sta parlando di fatti, non di idee o ideologie, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io sia loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dice: questo noi predichiamo perché questo abbiamo vissuto. Vede, la cosa meravigliosa leggendo i Vangeli, gli Apostoli, le lettere di Paolo, questi che scrivono non è che stanno cercando di mettere insieme qualche cosa. Quelli che cercano di mettere insieme qualcosa che non è, o cercano di convincere gli altri, no, di qualcosa, raccontano una bella storia, fanno la cosa più credibile possibile. Invece quando leggiamo i Vangeli, quando leggiamo il libro degli Atti, quando leggiamo le lettere, vediamo che questi semplicemente ci stanno scrivendo dei fatti. Non cercano di giustificare se stessi, anzi, si passano per ridicoli, no? Ad esempio Tommaso che non ha creduto, no? Quelli Pietro e Giovanni appunto che vanno, vedono la tomba vuota e poi che cosa fanno? Vanno a pescare, come se non fosse successo niente, no? Passano per ridicoli, no? Hanno paura, si chiudono in una casa e Gesù deve entrare a porte chiuse, c'è scritto, no? Perché se bussava neanche gli aprivano. No, tanto erano spaventati. Gesù deve andarli a cercare, due di loro deve andarli a cercare sulla via di Emmaus, che stavano tornando a casa,
No? E quando lui incomincia a parlargli, gli dicono: ma non hai sentito? Noi avevamo messo le nostre speranze in Gesù, in quel Gesù che è stato crocifisso ed è morto. Sì, qualcuno ci ha detto che l'ha visto risorto, ma figurati se noi crediamo a queste storie. Ce ne stiamo tornando a casa. E Gesù li deve convincere, usando tutte le scritture, no? E poi aprendo loro gli occhi mentre spezza il pane. Perché questi due discepoli non ci credevano. E Gesù, dopo la risurrezione, è dovuto andare a cercare tutti i suoi discepoli uno a uno e a convincerli. E quindi loro, quando scrivono, scrivono di fatti, e scrivono: neppure noi ci credevamo, ma i fatti sono questi. E abbiamo testimoni che sono ancora vivi. Ci sono persone a cui potete andare a cercare. Luca, il dottore Luca, quello che ha scritto il Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli, era praticamente un giornalista. Quello non è stato un testimone oculare perché non era fra i discepoli di Gesù, ma dopo si è convertito e lui è andato a cercare per scrivere appunto le sue ricerche, no? Il Vangelo di Luca e gli Atti. È andato a cercare da tutte le persone che avevano sperimentato un incontro con Gesù. Ha voluto cercare i fatti e ci scrive di fatti. E la risurrezione di Gesù Cristo è un fatto. È veramente accaduto. E Paolo ci dice appunto che ci sono le prove. Un'altra prova di cui si parla poco qui in Italia è quella di Giacomo. Giacomo, il fratello di Gesù, perché la Bibbia ci dice chiaramente che Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Quindi Maria, dopo Gesù, ha avuto altri bambini. Ma questi figli, come anche Maria, no, avevano preso Gesù per pazzo quando aveva iniziato a ministrare. No? Perché? Dice, come mai hanno questa reazione? Perché Gesù, quando iniziò a ministrare, all'inizio, un po' di furore popolare, incominciarono a seguirlo, ma poi incominciò ad arrivare da Gerusalemme, incominciarono a circolare delle lettere che questo Gesù non doveva essere più accettato nelle sinagoghe. Quando tu venivi escluso dalle sinagoghe, venivi escluso dalla società. Il problema era che non venivi escluso solo tu, veniva esclusa anche la tua famiglia, perché quella era una cultura familiare, dove tutta la famiglia veniva coinvolta in ogni membro della famiglia. Se un membro della tua famiglia era un delinquente, quella famiglia era una famiglia di delinquenti. No? Veniva così. Allora, Maria, parliamo chiaramente di come stanno i fatti. Maria, che è rimasta vedova, e Gesù era il primogenito e si era preso cura della famiglia, improvvisamente questo Gesù se ne parte e incomincia a combinare guai. Loro sono a Nazareth, ma vengono a sapere che a Capernaum succede questo, dall'altra parte c'è quell'altro, i giudei lo cercano per ucciderlo e lui deve nascondersi, va in giro e adesso non le accettano più nella sinagoga e quindi la famiglia viene messa in brutta luce. Maria magari sa appunto le figlie che deve sposare e magari le ha promesse in sposa a qualcuno e questi dicono: guarda, la tua famiglia, no? Insomma, sta prendendo questo brutto nome, no? È meglio che aspettiamo un po' per questo matrimonio. Sono fatti perché la cultura era quella, no? E anche i fratelli dicono: qua ci stai mettendo nei guai tutti quanti. E c'è scritto che un giorno andarono a cercarlo mentre lui era in casa, no? E dice che andarono a cercare perché pensavano che era matto e volevano riportarlo a Nazareth e fargli magari dargli qualche pastiglietta, no? Come si fa adesso, così per calmarlo un po', no? Un elettroshock, una volta l'elettroshock, adesso sono le pastigliette, no? E ti riempiono di pastigliette e stai tranquillo. E quindi non gli credevano. Uno dei suoi fratelli era appunto Giacomo, no? Ma Paolo ci dice qua che Gesù apparve anche a Giacomo. No? E questo Giacomo credette dopo la risurrezione e poi divenne quel Giacomo che divenne il capo della chiesa di Gerusalemme, perché il capo della chiesa di Gerusalemme non era Pietro ma era Giacomo. Diventò, appunto, la leggenda ci racconta, un uomo di preghiera che fu chiamato Giacomo Ginocchia di Cammello, perché stava tanto di quel tempo in preghiera che le sue ginocchia avevano i calli come quelli di un cammello. E diventò appunto un uomo di Dio importante, poi leggiamo nel libro degli Atti appunto di lui. Ma vediamo che Gesù apparve anche a lui, probabilmente dovette andare da Giacomo, da suo fratello carnale, per mezzo di Maria, no, a dirgli: guarda che sono io, sono risorto,
Pensa come c'è rimasto quello. Cioè, pensa a sapere che tuo fratello con cui sei cresciuto da piccoletto ti tiravi sassi, no? Facevi dispetti, no? Chissà quante cose, no? Avevano giocato assieme, erano cresciuti assieme, poi a un certo punto pensi che è matto, pensi che si crede il Messia, è andato completamente fuori di testa, giocavamo a tirarci sassi insieme l'altro giorno, adesso mi dici che sei il Messia, il figlio di Davide, no? Eccetera, eccetera. No? Quindi preparato, adesso se lo trova davanti risorto, se non... E Giacomo, che aveva le prove della risurrezione, penso che nessun altro le aveva, no? Per diventare poi il capo della Chiesa di Gerusalemme e per morire anche lui, no? Come martire, perché poi l'altra cosa è che tutti questi uomini, Pietro e gli altri apostoli, ma Paolo stesso, no? Che hanno avuto la testimonianza di questa risurrezione. Se fossero stati semplicemente d'accordo fra di loro per inventarsi un po' questa storia. No, diciamo che no, hanno detto dai, no, andiamo avanti, no, Gesù no, ci ha dato tanti bei insegnamenti, adesso è morto, però dai, no, proviamo ad andare avanti con questa storia. No? Raccontiamo che è risorto. Ma poi andavano tutti a soffrire quello che hanno sofferto e a morire in maniere atroci come sono stati uccisi. In ogni momento potevano dire, vabbè, ce lo siamo inventati, il corpo ce l'abbiamo noi nascosto là, ce lo siamo portati via noi, oppure boh, non sappiamo cosa ha fatto il corpo, ma questa storia della risurrezione ce la siamo inventata. Avevano salva la vita, ma chi glielo faceva fare? Nessuno di loro si è arricchito. Pietro e Giovanni hanno detto al zoppo, oro e argento non ho. Ma quello che ho te lo do nel nome di Cristo Gesù, alzati. L'unica cosa che avevano era il nome di Gesù, per il resto era povertà, persecuzioni, no? E una speranza per il futuro. Tutto quello che avevano, chi glielo faceva fare se non era vero? Se non avessero veramente visto Cristo Gesù risorto, no? Sarebbero tornati a fare quello che facevano prima. Infatti, appena successo, tornarono a fare quello che facevano prima. Gesù dovette andare a cercare Pietro, Giovanni e gli altri discepoli mentre pescavano sul lago, no? E gli ha detto a Pietro: mi ami tu veramente? No? Si è mostrato risorto. Quindi vediamo che Gesù ha dimostrato, no? Di essere risorto. In Atti capitolo 1 al verso 3, no? Luca dice: ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Quindi per 40 giorni dopo la sua risurrezione Gesù si è fatto vedere da tutti quelli che Paolo ci dice prima, 500 da una parte, i suoi discepoli da un'altra, al suo fratello Giacomo un'altra volta, e dice che portò delle prove convincenti, molte prove convincenti che era risorto, e lo dice appunto Luca, uno studioso, no? E quindi vediamo che la parola di Dio ci parla di un Gesù non solamente che è risorto ed è passato, shum, hanno visto una freccia passare ed è sparito, ma uno che per 40 giorni ha mangiato insieme a loro. Non era uno spirito, gli spiriti non mangiano. Quando Gesù camminò sull'acqua, i discepoli dalla barca gridarono: è uno spirito, è uno spirito. Gesù gli disse: no, non sono uno spirito. Gli spiriti non hanno un corpo, guardatemi, io sono Gesù, ho un corpo. E dopo la risurrezione è scritto che Gesù mangiò insieme con i suoi discepoli. Oh, e quindi aveva un corpo. A Tommaso gli disse: toccami, guarda, c'è un corpo. Gesù è risorto col suo corpo e gli ha dato delle prove convincenti della sua risurrezione. Quindi Luca ci dice per quanto tempo e cosa fece, e Paolo ci dice a chi apparve, no? Alle persone specifiche a cui apparve, che si poteva andare appunto a controllare se quello che dicevano era vero. Pietro, da parte sua, lo afferma così nella seconda lettera, al capitolo 1, al verso 16, quindi 2 Pietro, capitolo 1, verso 16, Pietro dice: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate,
Quindi già allora penso li accusassero di favole abilmente inventate. Lui dice: no, queste non sono favole, non ci siamo inventati niente. Pietro dice: ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà? Perché abbiamo visto con i nostri occhi. Pietro aveva visto con i suoi occhi Gesù Cristo risorto, ci aveva parlato e dice: e io sono oggi testimone di questo. Se voi mi volete credere o no, non posso farci niente, ma io so di essere un testimone. Il testimone è chiamato a questo. Testimone è chiamato in una giuria ad andare lì, in un tribunale, ad andare a raccontare quello che avevano visto. No, quello che ha visto, dice: io ho assistito, ho visto questo, le prove che ero lì e che l'ho visto sono queste, queste e queste, ok, arrivederci. E poi il giudice decide. E questo fanno i Vangeli, questo fa il Nuovo Testamento, ci racconta di fatti realmente accaduti e ci dice: questi sono i fatti, così è accaduto. E ne abbiamo le prove. Ci vuoi credere, non ci vuoi credere, vedi tu, rimangono i fatti. Sapete, personalmente io ho notato una cosa. Tutte le persone che ho incontrato, che mi dicono: no, Gesù risorto è una favola, Gesù non è veramente risorto, Gesù non è veramente morto sulla croce. No, allora incomincio a fargli qualche domanda. Mi accorgo sempre che sono persone che del Nuovo Testamento non conoscono niente, o molto poco, che non hanno mai veramente indagato su queste cose. No. Sono persone nell'ignoranza che hanno la loro idea, no? E decidono che è così e basta, no? Ma invece quando studio, no? Anche in questa settimana preparandomi sono andato a cercare, a leggere dei libri, a cercare anche su internet, no? Persone che hanno studiato veramente, no? I fatti che i Vangeli riportano, i fatti del Nuovo Testamento, che hanno messo vicino l'archeologia, che hanno messo vicino altre fonti storiche di altri autori che non sono del Nuovo Testamento, e hanno messo insieme tutte queste cose e hanno ricercato, persino ricercatori che sono partiti dall'ateismo, sono partiti cercando di smascherare questa risurrezione, sono tutti quanti finiti col dichiarare: quest'uomo è risorto. Gesù Cristo è risorto. Poi chi si arrende al fatto che Gesù è Dio e gli chiede di essere salvato, e chi dice: devo dire che è risorto. Poi chi sia, no, non lo so, ma comunque tutti arrivano a quella stessa conclusione, che i fatti riportano che Gesù Cristo il terzo giorno è realmente risorto. Ed è 2000 anni che si cerca di smentirlo e non ci sono ancora riusciti. Nessuno ha portato le prove che non sia risorto, no? Ma ci sono tante prove che Gesù è risorto. Giovanni, alla fine del suo Vangelo, nel capitolo 19, al verso 35, dice: colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Gesù dice: vi sto, Giuseppe, Giovanni dice: vi sto raccontando quello che so essere vero, perché l'ho visto, perché l'ho sperimentato. Poi ancora nel capitolo 21, Giovanni dice di nuovo al verso 24: questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Poi dice oltretutto Giovanni: io vi ho scritto queste cose, ma ci sono altre persone che possono testimoniare con me che quello che vi sto dicendo non sono baggianate. È come se io venissi qua e vi dicessi: oh, ieri ho assistito a questo evento straordinario, no? Ho visto veramente un miracolo straordinario, ho visto un uomo, si è pregato per quell'uomo ed è tornato in vita. Guardate un po', sì, beh, potrebbe essere così. Aspettate, perché con me c'era anche Filippo, c'era Steve, c'era quell'altro, e vi porto altre persone che voi conoscete per... E vi dico: guardate, chiedete anche loro erano testimoni e vi possono anche loro raccontare le stesse cose. Giovanni sta dicendo la stessa cosa: io vi ho presentato adesso un Vangelo, no?
Però guardate che quello che io vi scrivo è testimoniato anche da altri. Potete andare a verificare le cose che vi ho detto. E gli apostoli hanno fatto questo. Hanno tutti, ho confermato, l'apostolo Paolo uguale, ha detto ci sono altre persone, siamo tutti d'accordo, abbiamo tutti visto la stessa cosa. Abbiamo tutti sperimentato la stessa cosa. Gesù Cristo è risorto. È tornato in vita, l'abbiamo visto vivo. E adesso vediamo, visto che abbiamo questa certezza che Gesù Cristo è vivo, è risorto, andiamo a vedere perché Gesù è risorto. Perché a un certo punto, mentre appunto studiavo e cercavo appunto tutte queste prove della risurrezione di Gesù, poi mi sono fatto una domanda. A un certo punto ho detto, ma perché Gesù è risorto con il corpo? Poteva morire, no? Lasciare questo corpo, tanto questo corpo, no? Anche noi lo lasceremo un giorno, no? E risorgere in spirito, risorgere nella sua anima, no? Apparire come nuvola, come luce, no? O semplicemente come voce, dire ai suoi discepoli, ecco, è quello che dovevo fare, l'ho fatto, me ne vado in cielo. Ma invece lui è voluto risorgere con il suo corpo, il corpo che è stato bucato da quei chiodi, il corpo che è stato bucato, il corpo che è stato frustato, il corpo in cui lui ha vissuto per 30 e passa anni in questa terra, con lo stesso corpo lui è voluto uscire da quella tomba e con lo stesso corpo è voluto salire in cielo e adesso è seduto alla destra del Padre con quel corpo. E Gesù tornerà con lo stesso corpo. Perché? Perché risorgere in un corpo? Tu che sei Dio, che puoi tutto, decidi invece di farlo. Io sono arrivato a queste conclusioni. La prima è che i suoi discepoli erano spaventati, scoraggiati e disillusi. Non avrebbero mai potuto portare avanti la missione che Gesù aveva iniziato se non avessero avuto queste prove di un Gesù con lo stesso corpo con cui l'avevano visto crocifisso, adesso era ancora vivo. Se non avessero avuto le prove della risurrezione non avrebbero mai potuto continuare a portare avanti la missione che Gesù aveva iniziato e io e te oggi non saremmo qua, non ci sarebbe la Chiesa, nessuno avrebbe tramandato il Vangelo, sarebbero tornati chi a fare l'esattore delle tasse, chi a fare il pescatore, chi a fare qualcos'altro, o avrebbero iniziato qualche altra religione magari, ma non avrebbero mai portato avanti la missione di Gesù. Perché erano spaventati, non avevano il coraggio di andare a dare la propria vita per Gesù. Pietro 3 volte lo aveva rinnegato, gli altri se ne erano tagliati tutti, se ne erano andati davanti al pericolo di poter fare la stessa fine di Gesù. Eppure poi vediamo invece che dopo averlo visto nel corpo risorto, senza paura si presentano davanti allo stesso Sinedrio che aveva condannato Gesù e Pietro gli dice: ditemi voi se devo obbedire all'uomo o a Dio, per quanto ci riguarda obbediremo a Dio e continueremo a predicare che Gesù Cristo è morto e risorto. Un nuovo coraggio straordinario. Se non avessero visto Gesù nel suo corpo risorto non avrebbero mai avuto quel coraggio. Quindi Gesù doveva fare questo, doveva tornare nel corpo. L'altra cosa, lui doveva dimostrare la sua vittoria sulla morte. Gesù ha vinto sulla morte, è venuto su questa terra per sconfiggere.